quella bustina che ci portiamo dietro con tutto quello che avanza al ristorante. In Italia abbiamo scelto un termine un po' più, diciamo, dolce, rimpiattino, Sì, si chiama così? nasce da aver constatato che c'era in qualche modo un imbarazzo a richiedere ciò che Esatto. restava a tavola. Anche perché borsa per il cane forse era un po', no? Era eccessivo. Era un po' Ma anche eccessivo. penso allo chef, no? Pensare che poi doveva, quello che aveva cucinato finiva al cane non era Non proprio era il nella massimo. tradizione. Non era il massimo. E allora cercavamo qualcosa di diverso. E quindi nasce questo progetto fra noi e il consorzio del riciclo e del recupero della carta e del cartone per trovare un nome sulla nostra tradizione. La tradizione di trovare un contenitore, una forma che fosse simpatica e consentisse di portarla a casa. Molto allegra, diciamo, la forma Sì. di queste borsette per gli avanzi, questo rimpiattino. Perché hanno forme diverse, Hanno forme Jade? diverse perché la prima, quella che vede rettangolare, è quella che in qualche modo serve a riportare a casa i prodotti alimentari. Quella alta è quella che servirà per il vino e quella che servirà per l'acqua, perché ormai anche l'acqua. Cioè, si può portare a casa di tutto, non solo il cibo, anche il vino, la birra. Assolutamente sì, perché? Perché nei ristoratori ci sono dei vini importanti o ci sono dei vini che il ristoratore ha selezionato lui, quindi fa parte del suo territorio e offre a questo punto un'occasione di portare a casa. Ecco, questo è il grande coinvolgimento del ristoratore, consentire al cliente di tornare a casa, dimostrare che ha mangiato bene e fa conoscere quella pietanza. Quindi per noi è anche un'operazione di marketing. Assolutamente. In Italia un po' questa pratica, questo costume è arrivato un po' in ritardo, no? Quanti ristoranti la adottano questa pratica del Noi abbiamo rimpiattino? visto che erano già diversi perché usavano semplicemente un contenitore, no? Un contenitore di alluminio. Poi c'era l'imbarazzo, come abbiamo detto, di portarlo via, quindi cercavamo qualcosa di diverso. Noi saremo pronti a breve con 30.000 ristoratori che parteciperanno. Noi prevediamo che metteremo in giro nelle prossime settimane 10.000 di questi contenitori. Bene. Abbracceranno diverse città e quindi è il nostro progetto di non sprecare. Costa fatica soprattutto, non solo ci si rimette, e in qualche modo noi sentiamo questa esigenza. Bene, grazie, Dei.